Radio Vaticana, siamo col senatore Roberto Calderoli della Lega per parlare un po' della polemica che c'è stata dell'attacco del ministro dell'Economia Gualtieri contro Salvini. Allora, insomma, come ha trovato questa parola abbastanza pesante nei confronti di Salvini? Ha fatto del terrorismo sul MES. Allora, quelli che hanno posto delle critiche all'interno della maggioranza sono dei complici del terrorista Salvini? Ma forse sono dei terroristi anche loro, oppure veramente Gualtieri è proprio andato un po' su un altro pianeta. Io credo che lui dovrebbe essere il primo ad essere preoccupato, perché se ha a cuore l'interesse del paese non si vede perché svendere il risparmio e le risorse dei nostri cittadini a vantaggio delle banche tedesche e delle banche francesi. E poi pensi un pochino di più alla sua manovra di stabilità, perché già adesso rischia di essere assolutamente incostituzionale, perché con i tempi previsti al Senato, ovvero tutta la settimana in Senato e quindi 8-9 giorni per il passaggio alla Camera, quello che è previsto dall'articolo 72 della Costituzione, ovvero che vengano esaminati i provvedimenti delle commissioni e vengano votati dall'Assemblea articolo per articolo, assolutamente non potrebbe realizzarsi. E quindi pensi a far stare insieme l'economia di questo paese al posto che massacrarlo come stanno facendo. Sì, quindi secondo lei quest'anno si profila sicuramente uno scenario come quello dell'anno scorso? Molto peggio rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso c'era stato un richiamo dalla Corte rispetto alla compressibilità dei tempi. Quest'anno sono ulteriormente più compressi e l'inammissibilità era stata data sotto un aspetto formale che quest'anno verrà sicuramente superato. Quindi le probabilità che la Corte bocci questa manovra di stabilità sono alte, altissime. Senta, che cosa è successo sulla stretta dell'IMU? Che impressione ha avuto? E volevo sapere, insomma, co come giudica questo stop and go su tante questioni, sul rinvio della plastic tax, su cose che vengono prima annunciate e poi tolte, come è successo nel caso dell'IMU? Allora, da una parte una superficialità, un'impreparazione e anche un'ignoranza, ignoranza che poi permane, perché poi il dire tasso la plastica, però inizio a farla a luglio, però tasso la sugar tax, ovvero le bevande zuccherate, però lo faccio da ottobre. Ma cosa vuol dire? Cioè le tasse a rate, ma poi dopo di allora ci saranno permanentemente, quindi saranno legnate 5.000 poste del settore dello zucchero che verranno messi a rischio. Quello dell'IMU era veramente una barzelletta, cioè stavano reintroducendo una vera e propria patrimoniale per la prima casa, perché è vero che ci sono i furbetti che possono essere stanati tranquillamente verificando se uno vi risiede o meno effettivamente, quindi il controllo serve a prevenire i furbetti, così come l'avevano impostata, due persone che lavorano in due luoghi diversi avrebbero pagato l'IMU sulla prima casa e quindi la reintroduzione della patrimoniale sulla casa. Senta, in tutto questo, diciamo, difficoltà politica, allora voi tra l'altro tra pochi giorni celebrerete un vostro congresso che è oggetto di attacchi da parte di vari quotidiani. Allora, lei, noi la conosciamo come una figura storica della Lega. Ecco, non le dispiace questo passaggio? Per lei è un piccolo trauma passare dalla Lega che aveva formato Bossi a quella di Salvini, o era, diciamo, una normale evoluzione a suo modo di vedere? Ma la normale evoluzione che avrà e hanno avuto tutti i partiti nel corso della storia, quindi mi sembra naturale che se da un partito che era fortemente radicato dal nord si passa a una proposta politica che riguarda tutto il paese, non ci vedo nulla che stoni. Ma per di più la Lega Nord continuerà a vivere, quindi anche questi attacchi dei giornali veramente sono proprio ignoranti anche di quello che accadrà. Ecco, che cosa le ha dato più fastidio? Ma sentire veramente, io dico sempre, raglio d'asino non sale al cielo, ma quei somari che cantano, ce ne sono tanti. Va bene, la ringrazio molto, grazie al senatore Roberto Calderoli della Lega. Ciao Roberto.